qui dovremmo essere tornati in un livello normale, immagino. Penso che dovremmo cercare di nuovo 1000 ghiande per avere il prossimo premio nel menu principale, giusto? Però più vado avanti, io più non mi ricordo a che punto era il punto in cui mi bloccai da bambino. Cioè, magari appunto è passato tanto tempo e quindi è anche normale che non mi ricordi molto effettivamente. Ma queste zone che sto vedendo non mi dicono nulla, non mi dice nulla, non mi danno nessun ricordo. A parte la parte iniziale, fin là dici vabbè, amen. Beccati questo. Ah, con un colpo addirittura. Ma a parte cosa dovrebbero essere, salamandre? Boh, a proposito, non c'è nulla da sniffare, vero? Peccato. Io intanto, come sempre, raccolgo tutto quanto. Poi, oh, magari è un altro livello in cui ne servono molte di meno di ghiande. Io ovviamente per proseguire raccolgo tutto di tutto. Andiamo in giro ovunque. Oh, ecco, guarda. Eccola lì. Tanto sarà un frutto. Guarda, non mi aspettavo diversamente. Dite che quel ranocchione muore con un colpo? A parte dove è finito? Porca miseria. Dovevo aspettarmelo. Dovevo aspettarmelo e nonostante tutto me lo sono preso in pieno. Cos'è? Frutto? Sì, per forza. Ok, io intanto, come dice, cos'è sto rumore? Ah, è il geyser. Ok. Esatto, sentivo un rumore strano. Sembrava tipo vetri che si rompevano. Ma sta roccia? Ah, ti permette di bloccare uno dei flussi d'acqua. Usa i geyser per arrivare molto in alto. Blocca i getti di geyser per incrementare la forza e farti spingere più in alto. Ok, quindi dovrò, immagino, trovare altri sassi. Immaginavo. Ok, ma l'altro geyser, quello che abbiamo appena visto di lato, invece? Ok, posso salirci quando voglio, però devo avere il tempo. No, non riesco a muovermi. Ok, forse ero nell'angolazione sbagliata e basta. Cos'erano, topi o opossum questi? Comunque, dicevo, grazie. Qua, vediamo un attimo, scusami. L'altro geyser che c'è lì, ho sbagliato? Il geyser che c'è là mi sa che non ha bisogno di sassi. Io intanto, esatto, questo lo mettiamo qui. E mi fa andare verso l'albero. Il prossimo mi farà arrivare fino in cima. Perfetto, allora, prima di proseguire così tanto in avanti, ovviamente pensavi di fregarmi due volte, eh? Maledetto rospone. Che per fortuna tra l'altro scompaiono. Scusami, posso salire? No, mi sembra ci fosse il muschio e che fosse selvaggio. No, scherzo. Ecco qua. Ah, perfetto, dai, va bene. Questi li accetto. A sto giro fanno sempre comodo. Posso... No, no. Ecco qua. Dicevo, posso salire sull'albero? Credo di sì se utilizziamo il geyser, vero? O forse basta fare così? Ok, vabbè, qua ho sbagliato io il salto, però l'importante è esserci riuscito. Allora, esserci riuscito, che cosa mi porta? Niente, perché mi sembra che si scivoli solamente, giusto? Perfetto, sì, credo che non ci sia assolutamente nulla. Esatto, sì, non, il gioco non prevedeva che io fossi arrivato qua, dai. Però da questa parte sì, dicevo, da questa parte forse sì. Vai. Perfetto. Un altro po' di ghiande belle per noi. Qua abbiamo una castagna. Grazie. E basta, direi. Credo che non ci sia più nulla. A parte
Quelle maledettissime scimmie. Mi sa che non ci arrivo, vero? No, non ci arrivo, vabbè, va bene, va bene. Io allora vado a prendere il prossimo sasso che si troverà proprio qui. Guarda, non mi aspettavo diversamente. Il problema è ovviamente la telecamera, che non è collaborativa nei miei confronti qua. Dammi i miei fiorellini. Evitiamo l'altra scimmia. Scendi di sotto. Brava. Ecco fatto. E ora full combo. Ok. Dove si troverà l'ultimo sasso? C'era un'altra scimmia. Sì, c'è un'altra scimmia. Perfetto, posso prenderla. Vai, prima che ci lancia bastoncino. Perfetto, grande schivata magistrale del nostro Scrat. Ti prego, non cadere. Bravissimo. Oh no, dei maledettissimi topi possum. Io intanto, grazie. Qua non c'era nulla da annusare? C'era qualcosa da annusare, perfetto. Vabbè, era un frutto, niente di eccezionale. Ma comunque non si abbandona nulla, non si lascia dietro nulla in questo gioco, giusto? Perfetto, adesso arriva la portata massima. Vai, fammi volare. Eccoci qua. Dicevo, infatti, mi sembra di aver sentito qualcosa. E infatti i topi possum erano tornati. Belle le farfalle, comunque. Oh, a livello di dettagli, comunque, il gioco mica male, eh. Cioè, vuoi comunque l'upskilling e tutto il resto, però guarda che per avere un upskilling del genere devi avere già dei modelli fatti benissimo. Cioè, guardate Scrat. Scrat comunque è iper dettagliato, poco poco poligonoso. E onestamente l'unica cosa che posso dire magari un attimo di più è il pelo. Si vede un po' la riga nel mezzo, alcuni peli escono un po' più in modo, diciamo, meno preciso. Però comunque, cavolo, guarda che... guarda dove siamo arrivati, vero? Sì. Guarda che comunque a livello di dettagli un gioco del genere è tanta roba. Oggi purtroppo esistiamo in un'era in cui il gioco di un film uno non lo fanno, a meno che non è un mega filmone, e già quello è difficile. E sei? Che cosa ci fai qui? Scusa i miei modi un po' bruschi, ma qua attorno succedono cose strane. Beh. Le uova sono state scambiate nei nidi e siccome sei qui potresti mettere a posto le cose. Certo, riporta, come no? Riporta tutte le uova nei nidi giusti e ti aiuterò ad andartene. Ma lo farò solo allora! Stai attento però ad alcune mamme. Se ti vedono spostare le uova non so cosa potrebbero farti. Sì signora, ci penso io. E dicevo, già è difficile oggigiorno che facciano il gioco di un film. Anche se dovesse uscire, la preoccupazione principale della gente è come lo realizzeranno, che cosa uscirà fuori. Cioè, per esempio, uno degli ultimi esempi che mi viene in mente è giochi brutti che ha fatto Frouse di quel gioco di The Walking Dead. Sì, non è un film, però è una serie TV. E il gioco, comunque, il risultato è abbastanza quello che è. E quindi uno, anche se dice, cavolo, è uscito finalmente il gioco della mia serie preferita, deve comunque farci un attimo due pensieri prima. Per esempio, anche il gioco di Stitch non è bellissimo, eh. Fammi indovinare, quindi quello blu va qua, quello verde va là in fondo. Ok, quindi vabbè. No, ho sbagliato. Attenzione, corri. E il problema è che non posso saltare. E il problema è che in acqua sono lento. Come ci arrivo io là sopra? Aiuto. Ok, non ci arriverò mai. A meno che... no. Ma levate. A meno che, fammi vedere, posso lanciare... sì, forse posso lanciarlo. No, eh. No, mi sa che devo trovare un modo più intelligente per riuscire a spostare tutte le uova, vero? Allora, questa... ah!
devo buttarli dentro i geyser per farli volare. Ok, ok. È un po' più scomodo di quanto dovrebbe essere, ma vabbè. Bisogna fare quello che bisogna fare, come diceva una volta Lela. Ecco qua, grazie. Grazie dei miei petali. Dunque. Il blu va là. E questo è facile. Non so dove sono finito. Sono finito di nuovo nel fango. Oh, come ci arrivo io là? Quindi la missione è: sposta le uova dal punto A al punto B al punto C. Niente di difficile. Il vero problema è quello verde. Quello verde. Dove dobbiamo andare per spostarla? Io prima... prima che magari il condor mi prende e mi sposta. Mi vado... ma dai, era fermo. Era fermo, non mi aveva fatto letteralmente nulla. Ecco qua. Dicevo, prima che il condor mi sposti, vado a prendere tutte quante le ghiande. C'è qualcosa da annusare? Grazie. Vabbè che... oh, io... ah, eccolo qua dove dobbiamo prenderlo. Ecco fatto. Aia, vabbè, ovviamente prima prendiamo tutto quello che c'è in giro. Ecco fatto, grazie delle castagne. Dammi un po' di fiorellini, che quei maledettissimi rospi mi hanno finito per colpire fin troppe volte. A quanto siamo? 400, dai, possiamo arrivarci. E se non ho visto male, qua esatto ci sono un bel po' di castagne. Ecco fatto, ma scusami un attimo, curiosità mia. Aia, levate. Là dentro, come si può entrare? C'è qualcosa? Ho visto che c'era qualcosa. Ah, eccola, grazie, da annusare. Dicevo, ma qui? Ah, hai sgamato il grande tesoro. Tesoro che nasconde un frutto, vabbè. Meglio di nulla, eh. C'erano comunque la castagna, che già solo quella è valsa il premio. Ecco qua, io dovrei aver preso tutto. Quindi, l'ultimo ovetto da portare dobbiamo metterlo qua dentro. Il problema è che mi devo fare tutto il giro ora. Ok, quindi io da qua adesso vado sull'albero. No! Ma porca miseria, è scivolato. Puoi evitare di scivolare questa volta, per favore? Grazie. Ok, bello. Ladro di uova! Ladro! Via dal no. Nido! Non è vero. Non sto rubando le uova, signora! Gliela stavo solo riportando. Maledizione, signora. Vedi, quando uno cerca di essere gentile, poi cosa succede? Oh, sono pure scivolato. Vabbè, prendiamolo al giro largo. Ecco qua. Signora, non rompa le palle, mi raccomando. Tutte le nostre uova. Ah, hai riportato tutte le uova ai loro nidi. Ed ecco l'aiuto che ti avevo promesso. Meno male. Meno male, signora. E sono apparse tre ghiande così a caso. E se cadi adesso c'è anche lo shortcut. Fantastico. Geronimo! Con il ghiaccio che si scioglie c'è tanto fango in cui giocare. Il fango è forte. Giochiamo, ragazzi. Ehi, palla di pelo, se vuoi unirti a noi, vieni a parlare con me. Ma ci sono i dodo. In teoria nel primo film i dodo erano stati estinti per colpa del melone.
che in realtà era un'anguria, però giù al sud melone vuol dire sia anguria che appunto melone. Ma se io entro nel fango? Ah, posso comunque entrarci, però ovviamente non posso saltare. Ok, quindi mi tocca. Devi passare una prova prima di poter giocare. Vediamo se riesci a seguire l'esempio. Personalmente non credo che qualcosa di così peloso abbia più sale in zucca di noi. Beh. E qual è che sarebbe l'esempio? Oh no. Io odio sto minigioco qua. Ok, quindi ok. Ok, se rimane sempre uguale, la prima parte l'ho capita almeno. Ok, facile. Uno. Due. Madonna mia, tre. Quattro. Cinque. E uno, sei. Ok, di nuovo. Tac, 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 quello di là. E di nuovo il primo, ok. Ok, ce la possiamo fare. Io sti minigiochi qua li odio, perché a volte mi confondo su una stronzata, mi perdo e dico porca miseria. Ecco qui, e questo. E infine di nuovo il primo. Ok, dai, l'ultimo. Quindi, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, perfetto. Ok, ce la possiamo fare, sempre che il gioco mi dia il tempo giusto. L'ultimo era questo, vero? No, stupido. No, ho sbagliato. Vedi perché li odio questi minigiochi? Perché poi mi confondo sulla stronzata alla fine. Non ce la farò mai in 10 secondi. Ho sbagliato alla fine, che stupido. Pelosone, torna quando vuoi per riprovare se ti senti fortunato. Hai ragione, Scrat, hai ragione. Ma il problema è che ci mette un sacco di tempo per fare l'animazione. Quindi già il tempo lo perdi comunque. No, ha cambiato giro. Ok, andata. Meno male. Wow, devi essere più furbo di quanto pensavo. Unisciti a noi, puoi anche salirci in groppa se vuoi. Meno male. Mi fanno da servizio taxi, insomma, questi. Ok, meno male che si attacca in automatico. Ok, ci arrivo dall'altra parte, dite. Ok, ci arrivo, meno male. Ok, allora dobbiamo aspettare adesso, esatto, che spawna dall'altra parte. Dai, riappari per favore. Dai, quanto ci vuole? Ecco, fatto. Vai, bella. Eccoci qua, grazie. Andate via, maledetti dodo. Vi siete estinti per colpa di un'anguria. Pensate. Uccelli intelligenti, eh. Ecco qua. Grazie delle castagne. Aspetta, per uccidere questo devo prendere la mira. Ecco qua, e da qua si scivola, quindi facciamo un attimo attenzione. Beccati. Aia.
era in un punto talmente in basso che non sono riuscito a prenderlo né col sasso né con il colpo normale. Geronimo! Spliac! Dai, buttati! Ehi, è stato divertente. Detto ciò, io però stavo finendo di esplorare. Se me lo permetti un attimo. Ah, giusto. Devo saltare qua se voglio passare. No, devo saltare prima su questo piccolo. Sì. Ciao. Buona fortuna a saltare su quello lì piccolo. No, mi sa che devo saltare direttamente su questo qua grande. Perfetto. Via la salamandra. Ridammi il mio petalo. Grazie. E sai che mi aspettavo di nuovo il simpaticone scorreggione io? Grazie dei fiori. Dammeli tutti. Ecco qua. Dici che mi fa passare oltre la cascata? Un po' ci spero, ma neanche troppo. Ecco, fatto. Grazie. E via. No, peccato. Onestamente ci ho sperato un po'. C'è qualcosa da annusare. Eccolo qua, grazie. E ora, a parte i topi possum qui. No! Maledetto. Torna indietro. Bisogno di un passaggio. Eccomi qua, vai. Possiamo andare ora. Via tu. Dammi questa castagna. Ecco fatto. Grazie. E no, sono caduto. Ok, dovrei arrivarci tranquillamente. Grazie. E facciamo attenzione a non cadere. Addio, stupido dodo. Siete bravi a combattere, ma non contro di me. Dai, siamo già quasi a 1000 ghiande e otteniamo già il prossimo premio. Vabbè, questo è stato un po' spreco purtroppo, ma non potevamo sapere cosa ci fosse dentro. Quindi io... Aspetta i topi possum. Ecco qua, grazie. Mi prendo tutta la roba disponibile. Dai, forza. Vuoi combattere? E allora combattiamo. Dov'è che sei? Qua. Grazie. Purtroppo non è che mi dimentico, è proprio che non mi viene naturale usarli gli attacchi speciali in sto gioco. Ecco qua. Saliamo. C'è qualcosa di nascosto? Non vedo. C'è sicuramente qualcosa di nascosto, ma è talmente nascosto che non vedo neanche. Mi sa che è un frutto. Esatto. Grazie. E detto ciò, possiamo andarcene.